fare. Ci sono per esempio altri pazienti che arrivano in stadi più avanzati, che prendono la decisione più avanti, dopo aver sbagliato di nuovo l'approccio. Chi conosce questi impianti? Questi sono impianti zigomatici, si chiamano, non sono impianti convenzionali, questi sono impianti che si mettono invece che in questa zona, quando osso qua non ce n'è più, perché abbiamo messo impianti e quelli hanno fallito, sono falliti perché hanno avuto periplattite, per il motivo che vi ho detto prima, oppure l'osso non ha tecchitolo o ha fumato con gli impianti dentali per tanti anni. Dopo c'è questo tipo di chirurgia che è una chirurgia terziaria, cioè si fa dopo, quando, su chirurgie che hanno fallito, oppure casi molto gravi di pazienti che hanno avuto traumi stradali o pazienti che hanno avuto per 30 anni la dentiera mobile, allora l'osso gli scompare e non c'è più neanche modo di mettere gli impianti sopra, e allora devi andare con questi impianti diversi che vanno in diverse zone però della faccia, si attaccano là, poi c'è un braccetto, l'impianto in realtà è questo, è corto, per invece di stare qua sta qui, e c'è un braccetto che lo permette poi allargata artificiale. E questi sono i tipi di chirurgie che si fanno quando delle volte si sbaglia l'approccio, non sempre per quello, delle volte perché non si è fatta una cosa semplice la prima volta, cioè ci mettevi le mani la prima volta invece che fare compromessi, fai le cose fatte bene, fai quello che va fatto, perché poi alla fine vai a spendere di più dal punto di vista biologico, economico, e non è neanche detto che quello che fai poi riesce, è più difficile, hai rischi molto più elevati a fare questi tipi di chirurgie perché sono delle chirurgie più complesse, se sono complesse è come dire più semplice, hai più rischi a fare, a mantenere i denti, a fare la pulizia dei denti oppure a fare una ricostruzione con impianti, cioè meno rischi con l'igiene tutti ogni 6 mesi, cioè meno rischi di avere che cosa? Infezioni, di avere dolori gravi oppure dover mettere impianti o rigetti degli impianti, non ce li hai se non ci arrivi agli impianti, fai sempre la prevenzione. E voi direte, ok, come faccio allora se io dal punto di vista economico non posso fare un approccio di questo tipo per andare a curare una volta per tutte la bocca? Come fareste voi a casa se dovete ristrutturare il palazzo però non potete ristrutturare la casa e non potete farlo tutte insieme? Preventivi. Fai preventivi, quella è un'opzione, e quindi scegli il preventivo più basso, che però abbiamo visto la lezione scorsa che non sempre il preventivo più basso corrisponde a quello che devi fare. Ok, arriva quello e ti dice ok, ti metto la carta da parati, è nuova, però poi entri e senti odore di marcio, però era il preventivo più basso. Abbiamo detto che l'ottica è fare le cose fatte bene, che vanno fatte, che fai il diretto. Se non lo faccio quest'anno, lo farò tra 2 anni. Aspetti, ma fai le cose che vanno fatte. Perché se no in realtà non stai risparmiando, neanche mettersi un mutuo in banca è la cosa giusta. Che a me hanno insegnato, fai il passo che puoi fare. Non ti vai a mettere il mutuo in banca per curare completamente la bocca. Se puoi, magari guarda all'estero. Ma non è che vai all'estero per fare le cose sbagliate. Se vai all'estero vai per fare le cose giuste spendendo meno, ma andare all'estero bisogna fare attenzione agli specchietti per le allodole, che ti fanno in realtà poi le cose sbagliate, perché a distanza ti hanno detto che era quello il preventivo, poi apri la bocca, ti vedono, dottore cosa è quello che mi aveva detto al telefono? Sì sì è quello, invece per un'altra cosa, perché ti deve tenere fede a quello che ti ha detto al telefono. Ok, quella è una cosa molto pericolosa perché rischi di fare o cose in più o cose in meno al paziente. Allora ti fermi un attimo e dici guarda, la situazione è questa, abbiamo fatto il check-up, se lo puoi affrontare l'affronti, ma devi fare tutto. Se non lo puoi affrontare, non l'affronti, lo affronti quando lo puoi affrontare, ma fai le cose che vanno fatte. Di modo, se fai spendere i soldi in tamponare le cose, sono soldi buttati. Io la macchina non la aggiusto mai, a meno che non sia un danno grave. Ok, la macchina se deteriora, si deteriora, che okay, faccio la manutenzione classica, faccio, ok? Non vado però a fare delle cose, magari sostituzione di pezzi, metto quello cinese, quello che, poi mi danneggia tutta la macchina. Se cambio i pezzi, se faccio le cose, perché lo posso fare? Se no è meglio non intervenire, perché se no spendi soldi che invece stavi accumulando per fare le cose fatte bene e ti ritrovi che la macchina peggiora. Che ne so, vado dall'elettrauto che non
qui non sa mettere mani su quella macchina, la Opel per esempio, e lo porto da quello che cioè, c'è il prezzo basso, mi fa le cose, però poi alla fine me l'ha aperta, mi ha tolto pezzi, me li ha rivenduti e mi ha messo delle cose che dopo, e poi inizia che sei ogni mese dalle retauto. Ok. Alla fine, cavolo, andava la Opel e me lo facevo fatto bene con gente che ne capisce, competente, che mi mette i pezzi originali, che mi mette... Se no era meglio che la tenevo ferma la macchina e poi aspettavo per portarla alla Opel. In questo senso intendo, se non posso intervenire non intervengo. Piuttosto che fare le cose a metà oppure fare girare col bottino di scorta, è meglio che non giro con la macchina invece che girare con quello di scorta, di bottino.